Questo webinar si colloca nella settimana in cui si terrà a Lavoro Torino. Lavoro Torino è la career fair che teniamo ogni anno, fa parte del tour delle career fair che tiene Alma Laurea e quest'anno, chiaramente dopo 2 anni digitale, torniamo in presenza. È una modalità mista che prevede di sfruttare le possibilità date dal digitale Grazie. invece dalla presenza. In questi giorni, quindi da settimana scorsa fino a oggi e domani, abbiamo degli appuntamenti online che svolgono insomma, ad arricchire il palinsesto. Ci sono stati dei webinar di orientamento, dei webinar di presentazione aziendale e poi finalmente mercoledì 26 avremo gli incontri in presenza. Incontri in presenza che si potranno tenere sia con modalità di accesso libero agli stand aziendali, ma anche con colloqui che sono pianificati in questi giorni dalle aziende con i laureati che non è che si sono registrati, quindi abbiamo anche dei colloqui veri e propri programmati e previsti quindi per il giorno per mercoledì. Inoltre poi chi parteciperà avrà la possibilità anche di prendere parte a workshop con tutte le aziende, a laboratori tutti per i candidati e insomma cerchiamo di fare un evento che sia il più possibile ricco sia per chiaramente i candidati, i laureati che partecipano che per le aziende che incontreranno i candidati. Come numeri, ad oggi abbiamo oltre 30 aziende partecipanti, siamo arrivati a 1.000 candidati registrati e abbiamo al momento 370 colloqui programmati. Si potrà andare avanti, insomma, sia con le registrazioni da parte dei candidati che con fissare appuntamenti a colloquio fino a mercoledì, quindi c'è ancora tempo, insomma, per andare avanti. Giusto per dare un'idea della composizione dei partecipanti, abbiamo i laureati che arrivano principalmente dagli Atenei di Unito, per il 42% e Politò per il 18%. Le aree disciplinari di questi laureati sono, per quanto riguarda ingegneria, ICT, il 26%, l'area economico-statistica, il 24%, l'area politico-sociale, il 16%, l'area linguistica, l'8%, e poi abbiamo geobiologica, 6%, giuridico, 5%, e poi insomma altre lauree a scalare. Detto questo, direi, non perdiamo altro tempo e iniziamo con tema caldo, insomma, della giornata, tema che penso che interessi, insomma, veramente tutti. E come la generazione Z approccia al mondo del lavoro, quali differenze, insomma, ci sono con le generazioni passate e quindi ne parliamo con persone, insomma, che vivono la questione direttamente. Ecco, quindi in ordine alfabetico presento gli ospiti. Abbiamo Giorgio Barbero, presidente di IDP Piemonte Valle d'Aosta, responsabile personale in Erlinghinger. Abbiamo poi Enrico Duo, che è internal communication per Design e Katiuscia Gabriele, in Doctoral Attraction, People Development, Belonging, Team Academy and Development. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, anche insomma ringrazio gli ospiti per la gentile partecipazione e a questo punto lascerei quindi la parola a Giorgio Barbero e insomma, gli chiederei quindi come rappresentante IDP e insomma, dirigente nell'ambito risorse umane a un punto di vista che insomma, può raccogliere diverse esperienze, quindi vorrei chiedergli quale differenza ha osservato nell'approccio al mondo del lavoro nelle diverse generazioni. Ecco. Sì, bene, grazie. Grazie Luca e grazie per l'invito. Per me è sempre un piacere condividere quello che come associazione come dire, cerchiamo di fare durante l'attività che mettiamo in pista tutto l'anno. Io condivido una breve presentazione in modo tale che il discorso possa essere anche probabilmente meglio condiviso. Perfetto. Allora, diciamo intanto chi è IDP. IDP è un acronimo che sta per Associazione Italiana Direzione del Personale. È quindi un'associazione che racchiude persone che operano nell'ambito di questa funzione e conta circa 3.800 associati a livello nazionale.
Il gruppo regionale, che è quello che io presiedo, del Piemonte e della Valle d'Aosta, è il secondo per attività e rilevanza, contando quasi 500 persone iscritte e organizzando circa una trentina di eventi all'anno, che sono quelli di cui parlavo prima, che cerchiamo di attivare per condividere i temi legati al personale e alla funzione HR in generale. In poche parole, diciamo che supportiamo lo sviluppo a medio termine e anche nel lungo periodo del nostro mestiere. Diciamo le professionalità che caratterizzano chi opera in questo settore sono abbastanza varie e quindi organizziamo seminari, convegni, gruppi di lavoro che cercano di analizzare e monitorare le best practice che ci sono a livello nazionale e internazionale e sperimentando anche soluzioni innovative. L'obiettivo ovviamente è che alla fine i nostri soci abbiano del valore aggiunto, no? Dal fatto di essere parte di questo network. Un esempio, lo scorso anno abbiamo organizzato il congresso nazionale, che è stato un congresso organizzato ancora in Figital, perché purtroppo avevamo ancora problemi di Covid, e abbiamo portato 8 speakers a parlare delle loro esperienze, tra cui Carlo Ratti, Isaac Goetz, Silvia Vaudo, Gavosto, Carnevale Maffè e via discorrendo. Abbiamo organizzato 4 tavole rotonde con una ventina di aziende e 13 workshop a cui hanno partecipato complessivamente 400 persone. In tutto abbiamo 12 team di progetto che coinvolgono circa 70 persone, tra cui ovviamente le 20 persone del nostro consiglio direttivo, e 19 gruppi tematici nazionali. Tra questi abbiamo anche un gruppo giovani che conta circa 80 associati. Per noi gruppi giovani vuol dire persone che sono fino ai 36 anni. Quindi direi che le generazioni Z e Y direi sono quelle che caratterizzano questo gruppo, che per noi è direi abbastanza importante anche come cartina di tornasole di quelle che sono le problematiche, i valori e quant'altro che caratterizzano questi colleghi e colleghe. Ho citato questi team di progetto perché uno di questi si occupa di neuroscienze. È un gruppo di una trentina di colleghe e colleghi che lavorano già da più di 5 anni insieme e cercano di sviluppare lavori, attività, cercando di mettere anche a fattor comune le esperienze che noi incontriamo nel corso della nostra vita aziendale, che hanno come base l'approccio neuroscientifico. Tra questi lavori, uno fatto recentemente è stato proprio quello di analizzare i diversi cluster generazionali all'interno di aziende, sfruttando ovviamente survey e lavori già esistenti, studi già esistenti, per cercare di fare una classificazione di quelli che sono i valori di riferimento delle varie generazioni all'interno delle nostre aziende, che spero sia un qualcosa che chi ci sta ascoltando anche condividi e ci si ritrovi. Quindi come vedono il mondo le diverse generazioni al lavoro? Qui ci sono i quattro cluster. Chiaramente noi oggi ci concentriamo più sulla Z, però è interessante probabilmente anche avere una logica di benchmark rispetto a quelle che sono state le generazioni passate. Io sono ovviamente nella colonna a destra, quindi sono un boomers, e chiaramente diciamo che viviamo un mondo in cui per la prima volta ci sono 4 generazioni che convivono all'interno della stessa organizzazione. Diciamo che come filosofia di vita, come prospettiva, vediamo come di fatto
ci sia, per quanto riguarda la generazione Z, un approccio alla concretezza, quindi una sorta di voglia di ritornare un po' agli aspetti basici, alla stabilità, però reinventandola con una nuova modalità, chiaramente coerente con il mondo che ci circonda, e un aspetto legato all'inclusione che è, se vogliamo, anche già un po' l'evoluzione dell'impegno civico che aveva già caratterizzato e che caratterizza comunque anche già i millennials. Da un punto di vista di approccio professionale, di valori, di capacità, quello che abbiamo identificato sostanzialmente sono un livello di autonomia, una centratura sul benessere, quindi il fatto di tenere in grande considerazione il proprio status personale anche da un punto di vista psicofisico e però unitamente ad uno sviluppo, la possibilità di sviluppare interessi e passioni personali. La visione dell'autorità è basata su un discorso di reciprocità, quindi basato su una modalità tramite cui ci si scambia valore aggiunto tra le persone, che ha come suo riflesso come riconoscimento della leadership, la capacità, cioè la volontà di riconoscere il proprio capo come mentore. Quindi in questo chiaramente in modo molto diverso da quello che era il leader a livello di boomers piuttosto che di generazione X, e questo lo vedremo anche dopo nel modo in cui vedono il capo, che tipo di approccio ritengono essere funzionale alla propria scala di valori. I rapporti quindi sono ovviamente alla pari. Anche qui direi ci sono punti in comune importanti con i millennials che già prediligevano rapporti leali, aperti e quindi distanti, direi anni luce dal command and control, che era un po' la metodologia tipica degli anni 60-70 e anche quelle successive. E cos'è che invece non sopportano l'iniquità, il controllo, appunto, la mancanza di riconoscimento e di prospettive future. Quindi diciamo che uno spaccato che caratterizza sicuramente questa generazione, che quindi genera dei motivators di conseguenza. Quindi è chiaro che noi oggi ci troviamo in una situazione dove di fatto questi sono risultati che derivano da alcuni studi, come dicevo prima, che sono stati aggregati e si vede come ci sia effettivamente una caratteristica di motivators per fascia generazionale che si come dire, si differenzia in alcuni casi, fermo restando che per esempio, lo stipendio adeguato è comunque una motivazione, un elemento motivante che si ritrova in tutte e quattro le tutte e quattro i cluster, ma con importanze diverse a seconda della generazione. Nello specifico, la generazione Z pone molta enfasi sulla stabilità economica. È vero che lo stipendio adeguato è comunque il primo dei motivators che vengono evidenziati da questa ricerca, così come anche per certi versi la stabilità lavorativa, che se andiamo a vedere era anche una leva motivante della generazione X. Non lo è nei millennials perché probabilmente i millennials sono una generazione che è cresciuta con il precariato, cioè cresciuta con un periodo in cui il precariato in senso anche buono, diciamo il lavoro indipendente, no, ha avuto un grande sviluppo ed è il motivo per cui probabilmente la generazione Z invece ritorna
a valutarlo in maniera, ritorna a valutare la stabilità lavorativa in maniera importante, probabilmente perché è un riflesso degli effetti che ha visto aver prodotto comunque questo eccessivo precariato. Di nuovo, come dicevo prima, anche realizzare le passioni, che è anche qui fattore comune invece con la generazione dei millennials, con la Y. E quindi è chiaro che chi si ritrova a dover gestire quindi una popolazione composta da questi gruppi, questi cluster di persone, deve comunque inevitabilmente tenerne conto perché ovviamente si tratta di andare a matchare quelli che possono essere diciamo, gli stili di leadership con una scala valoriale che si differenzia molto a seconda dei vari cluster. Quindi, come dicevo prima, le aspettative verso i leader cambiano perché per una serie di motivi, dal mio cedolino, il lavoro diventa sinonimo di mio scopo, cioè prevale, se vogliamo, il why, cioè quindi come e perché io devo venire a lavorare, perché devo fare determinate cose e non altre. La mia soddisfazione è sostituita dal mio sviluppo, quindi si tende da parte quindi delle nuove generazioni a pensare più a come poter crescere e quindi il mio capo diventa il mio coach, quindi io apprezzo chi mi dà la possibilità di crescere, mi diventa mentore e quindi mette la sua esperienza e la sua competenza anche al servizio della mia voglia di crescere. La mia performance evaluation annuale, che rappresenta una delle colonne storiche che hanno caratterizzato le attività delle aziende per decenni, diventa invece più un percorso fatto di contatti e conversazioni durante tutto l'anno, proprio legato anche al discorso che dicevamo prima del leader come coach. Il focus sulle mie debolezze in realtà diventa il focus sui miei talenti. Quindi è chiaro che non è più quindi una richiesta di migliorare i punti deboli, i gap, come si usa dire, ma diventa più una possibilità, il focus si sposta su quale è la possibilità che l'azienda in cui lavoro ha di mettere a frutto e di sviluppare i miei punti di forza. Quindi, in un'ultima parola, quindi il mio lavoro diventa la mia vita, quindi un modo diverso di approcciare le attività che chiaramente si porta dietro tutta una serie di aspetti fondanti del modo di vedere il mondo del lavoro da parte di questa generazione. Quindi, come ultima sintesi, e poi lascio la parola alle colleghe, diciamo che da un lato abbiamo determinati valori, determinate caratteristiche, quindi una fluenza digitale, una praticità, una concretezza di fondo, lo vedevamo prima, competenze trasversali. Una competizione che però sia legata ad una crescita condivisa, come dicevamo prima, la mentorship da parte dei capi, una stabilità comunque che possa garantire anche come dire, un ritorno economico importante, la possibilità di sviluppare interessi personali, il benessere, la famiglia, l'amicizia, l'inclusione, che era uno dei fattori, come vedevamo all'inizio, fondanti di questo cluster, e la sostenibilità, chiaramente anche essa frutto della sensibilità ambientale che caratterizza queste persone. Quindi, dall'altro, le leve motivazionali che comunque l'azienda può e deve mettere in atto è fornire esempi, best practice, far scoprire, esplorare, agire in autonomia, esplicitare la gratitudine per il contributo che viene dato,
garantire, lo dicevamo, stabilità finanziaria, fornire formazione on the job, in cui però, ripeto, il capo e il responsabile sia più un mentore che non il trainer classico, se vogliamo, garantire opportunità di carriera e sostenere gli interessi personali. Ecco, questo è un po' uno spaccato di, quindi una sintesi, come dicevo prima, di ciò che il nostro gruppo di lavoro ha un po' estrapolato, no? Da una serie di analisi e studi che sono stati presi in considerazione. Mi auguro che rispondano almeno alle caratteristiche anche di chi ci sta ascoltando. E detto questo, quindi chiuderei questa parte di sintesi, lasciando la parola alle colleghe. Grazie. Perfetto, grazie Giorgio. È stato molto, insomma, interessante lo spaccato, ecco, e i dati che hai portato. Quindi sono un primo pezzo del puzzle. Adesso chiederei a Katiuscia se appunto può darci un punto di vista invece che è più meno, che almeno uno sguardo sui dati, ma più uno sguardo da employer, no? Che inevitabilmente si trova a interfacciarsi con varie generazioni presenti in azienda. E quindi quali sono un po' le differenze, i dati, insomma, che puoi portarci, ecco. Sì, buongiorno a tutte e tutti, grazie ad Alma Laura per l'invito e mi fa molto piacere condividere quella che è un po' la realtà, le attività che facciamo noi qui in team. Una piccola inciso di quella che è l'attività che svolgo all'interno di questa funzione. Il mio job title è molto lungo e a volte, come ho detto anche ai colleghi presenti, ai relatori, i job title lunghi dicono: ma questa persona cosa fa? Noi ci occupiamo di tutta la fase, di tutto il viaggio dei nostri impiegati, dei nostri colleghi, dall'attraction allo sviluppo del talento, allo sviluppo del potenziale, tutta la fase di onboarding, fino a quello che oggi è il belonging, ossia tutte le attività di diversity e inclusion che in team facciamo per ingaggiare sempre di più i nostri colleghi. Molti conoscono Team solo ed esclusivamente per la telefonia, al telefono fisso o il telefonino, ma in realtà questa azienda ha tantissime attività, svolge un ruolo fondamentale all'interno del paese, che è uno dei punti che ha raccontato prima Giorgio. I giovani della generazione Z sono molto attenti alla sostenibilità, molto attenti al benessere, al sociale. Quindi noi come società, oggi nello sviluppo del nostro business, Team ha fatto proprio una strategia che è tutta improntata alla sostenibilità, che si poggia su obiettivi di climate strategy, di economia circolare, proprio per questa crescita digitale, questa gender equality, e si prefigge di diventare carbon neutral nel 2030. Quindi dicevo, cloud, IoT, cyber security, tematiche digitali, attività che oggi sono core per questa generazione che ha vissuto un momento particolare, ha vissuto un momento di pandemia che li ha chiusi, rinchiusi dentro le loro stanze, ha bloccato a volte i loro percorsi di studi con un rinvio di quella che era un po' la vita sociale. E noi che cosa facciamo qui? Noi lavoriamo ogni giorno per costruire il futuro sia delle infrastrutture ma anche delle persone. Al centro del nostro lavoro ci sono le persone. A loro dedichiamo tantissime iniziative per coltivare e per crescere il loro talento. Quindi entrare in team, che cosa significa? Significa entrare in un'azienda che permette alle persone di conoscere una realtà che oggi ha 38.000 dipendenti e tutte le possibili sfaccettature di dipartimenti che in un'organizzazione ci possono essere, dall'ufficio risorse umane, all'ufficio contabilità, legale, tecnico, informatico, sales. Quindi un giovane che viene a lavorare qui ha la possibilità di fare un journey che gli permette, un viaggio che gli permette di entrare in diversi dipartimenti e di vedere tanto, di apprendere tanto. Si parlava prima di generazioni diverse, di boomers. Io sono una baby boomers, come dice Giorgio, e nelle attività che facciamo con i giovani
crediamo molto nell'interscambio generazionale, proprio perché il know-how di un senior può aiutare, deve aiutare il giovane che entra in azienda. Perché? Prima di tutto, conoscere al meglio l'organizzazione per sapersi muovere all'interno di un'organizzazione già formata, ma anche per avere quella contaminazione di un nativo digitale che permette di portare il proprio di know-how, le proprie idee, che spesso possono essere assolutamente fondamentali per il rilancio di determinate attività. Le persone cosa fanno? All'interno della valorizzazione che noi offriamo loro, offriamo dei percorsi di sviluppo personalizzati, con skill assessment personalizzati per le persone, proprio per vedere qual è il loro potenziale. Li seguiamo nella fase di onboarding, iniziare con un tutor che è al loro fianco nella fase più importante di inserimento lavorativo. I ragazzi, quando entrano in azienda, a volte in un'azienda molto grande, si sentono abbandonati e l'importante è stargli accanto, seguirli, perché loro hanno un loro background, una loro competenza che va assolutamente presa in esame, va considerata e va curata, bisogna crescerle. Noi abbiamo dei percorsi di mentoring, di tutoring e di coaching all'interno dell'azienda che permettono di seguire e di affiancare queste persone nel loro progetto di crescita all'interno della nostra azienda. Abbiamo una Team Academy, che è quella che io rappresento, che ha dei percorsi formativi, una piattaforma online per tutti i dipendenti, dove ogni dipendente ha un proprio pacchetto formativo a disposizione, può individuare quelli che sono i percorsi più adatti a se stesso, sia a seguito di un assessment realizzato dai nostri assessor, sia in funzione di quelle che possono essere le sue reali necessità, la sua voglia di conoscere, di sapere, dai corsi sulla negoziazione all'ascolto fino a qualcosa di più tecnico su IoT, cyber security. Questo perché non si smette mai di imparare, perché dobbiamo prenderci cura di quelle che sono le competenze di questi ragazzi, competenze che oggi sono sempre in continuo cambiamento, non sappiamo neanche noi quelle che sono le figure professionali che ci saranno fra 10 anni. Noi come azienda in questo momento siamo alla ricerca di molte figure professionali che non riusciamo a trovare, tecniche e meno tecniche, e che per questo motivo abbiamo deciso di andare incontro, avvicinarci sempre di più al mercato della formazione con la realizzazione di nostri ITS, gli istituti tecnologici superiori, che hanno una possibilità di inserimento lavorativo in funzione dei dati degli ultimi anni del 98%. Sono corsi post diploma di 2 anni che permettono alle persone di apprendere un mestiere, di ottenere una qualifica e dei crediti formativi universitari per eventualmente continuare il percorso di studi qualora loro lo volessero. Questo proprio per avvicinarci sempre di più a quelle che possono essere le nostre richieste. Così come la realizzazione di accademie di team, ossia delle alleanze che abbiamo realizzato con le università e con aziende tecnologiche importanti per progettare dei percorsi che a noi potevano essere più utili, ad esempio un'academy sull'intelligenza artificiale, l'academy sul quantum, l'academy sulla digital HR, per crescere quei profili che non riuscivamo a trovare nel mercato, e quindi li abbiamo formati insieme all'università. L'esempio c'è la 5G Academy a Napoli con la Federico II che si è appena conclusa. E oltre questa parte formativa, per portarli da noi, una volta entrati, noi abbiamo un'attenzione particolare al well-being e al work-life balance. Siamo da sempre molto attenti al benessere delle nostre persone. I nostri strumenti di welfare aziendale garantiscono un ambiente di lavoro dove ciascuno può esprimere al meglio il proprio potenziale. Le nostre iniziative comprendono attività che vanno dalla prevenzione alla riduzione dello stress, ad attività fisica, all'educazione, a stili di vita corretti. Abbiamo continue attività di divulgazione all'interno dell'azienda per migliorare il benessere psicologico delle persone. Per quanto riguarda il work-life balance, invece accompagniamo l'esperienza lavorativa delle nostre persone
in quel delicatissimo equilibrio che c'è tra vita personale e vita lavorativa. Il nostro piano di Family Care prevede delle iniziative per supportare le famiglie, dai rimborsi per l'infanzia, ai soggiorni estivi, a quelle che possono essere borse di studio per i dipendenti, all'assistenza allo studio, utilizzando i colleghi spesso e volentieri che sono andati in pensione, che hanno un know-how importante, si sono messi a disposizione per i figli dei dipendenti team. Tutto questo per valorizzare quella che è l'esperienza delle persone, la cura e anche dei servizi di caregiver. Questo perché? Dalle analisi fatte in team, che questa attenzione ce l'ha da 2009, dall'analisi è venuta fuori che questa generazione è molto attenta al benessere, molto attenta al bilanciamento della vita personale con la vita lavorativa. E tutte queste attività che realizziamo sono fatte proprio perché ci dobbiamo comunque avvicinare sempre di più e migliorare quella che è la condizione di lavoro dei dipendenti già presenti in azienda e dei nuovi inseriti, proprio perché la cultura e la condivisione di culture crea un'azienda migliore, un clima migliore. Parliamo di azienda inclusiva. Noi crediamo che esista una relazione profonda tra l'inclusione e la performance. Come dicevo prima, è dal 2009 che TIM ha intrapreso un percorso per diventare un'azienda inclusiva e per consentire a ciascuno di esprimere il proprio potenziale. Quindi siamo considerati oggi da molti un benchmark a livello internazionale. Il nostro piano di diversity e inclusion prevede dei filoni che sono: uno focalizzato sulla diffusione culturale, sulla sensibilizzazione delle tematiche inclusive, un altro che riguarda la riduzione del gender gap, fondamentale anche questo, e l'altro sulla valorizzazione dei contributi, come dicevamo all'inizio, di ogni generazione, che questa è la parte più importante oggi, oltre ai temi disability management e LGBT plus management. Abbiamo ricevuto tantissimi premi in questi ambiti e stiamo in questo momento, ci stiamo certificando per la 30.415, che è la norma che sensibilizza tutta l'organizzazione sul diversity inclusion. Quindi stiamo prendendo un'ulteriore certificazione proprio perché i temi di inclusione e di gender gap non restino solo all'interno dell'area HR, che spesso si trova a dover gestire quelle che sono le assunzioni delle persone, a gestire i piani formativi delle persone, ma che sia un'attività diffusa su tutta l'organizzazione. Quindi sull'utilizzo di una piattaforma che sia inclusiva per tutti o a strumenti inclusivi a livello proprio aziendale e interfunzionale. Come dicevo, il tema dell'inclusione, lo ha detto anche il collega Giorgio, è core per questi giovani. E noi vediamo e abbiamo visto che nelle tante campagne che lanciamo all'interno della nostra intranet, essendo un'azienda molto grande e con dipendenti sparsi in tutto il territorio, spesso chiediamo l'opinione ai ragazzi e dipendenti che lavorano con noi per vedere quelle che sono le aree di miglioramento, perché un'azienda inclusiva è un'azienda che si avvicina al dipendente, che ha dialogo con il dipendente, che permette loro di avere un ruolo principale, quindi dove l'inclusione e i temi di sostenibilità sono più vicini e gestiti un po' da tutti. Abbiamo da poco anche rivisto quella che è il nostro manifesto della sostenibilità e il manifesto dell'inclusione, proprio perché si cambia, non cambiano solo le professioni, non cambiano solo le competenze delle persone, ma anche quelle che possono essere i comportamenti. I giovani che entrano, così come i senior che sono in azienda, spesso si interfacciano e lavorano insieme per cercare di migliorare le tematiche, il clima aziendale e quelli che possono essere i prodotti che invece forniamo all'esterno. Io mi taccio e sono a disposizione per domande, se ne avete. Prego Luca, lascio la parola a Enrica, non so, dimmi tu. Grazie Katusha, insomma, dopo mi ci hai dato un bello scorcio di come nella pratica poi si attrae, si mantiene
la generazione Z e non solo in aziende. È un'azienda complessa poi come team. Ecco. E a questo punto passerei a Enrica. Enrica, ti trovi ogni giorno con la mission, no? Di comunicare in azienda alle varie generazioni presenti. Quindi, cosa hai riscontrato, ecco, nella vostra personale esperienza, la vostra esperienza aziendale tra generazione Z e altre generazioni? Come vi ci rapportate? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie Alma Laurea per l'opportunità di partecipare a questo webinar. Io volevo solo fare appunto una piccola introduzione della nostra azienda, la nostra realtà. Siamo un'azienda che ha 54 anni di storia, nata principalmente appunto nel Torinese da due grandi figure, Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani. Siamo un'azienda prettamente di servizi, quindi il nostro compito è quello di supportare i clienti che appartengono diciamo, al settore automotive in tutto quello che concerne lo sviluppo, la realizzazione e lo sviluppo di un nuovo progetto, quindi proprio dal bozzetto iniziale per andare poi tutte le prove, i testing, fino proprio alla realizzazione finale del progetto. Innanzitutto, mi rivedo molto con quello che è stato detto dai colleghi, il dottor Barbero e la dottoressa Gabriele, perché io mi soffermo, faccio un focus principalmente su le figure che ricerchiamo in azienda. Il nostro organico è composto per oltre la metà da figure tecniche, quindi ingegneri, senior piuttosto che junior. Abbiamo notato un notevole cambiamento di quelle che sono le esigenze appunto di questa nuova generazione. Infatti, dalle statistiche che ho visto appunto esposte prima dal dottor Barbero, mi veniva da sorridere perché mi rivedo molto in alcuni aspetti e a volte anche delle criticità, perché comunque abbiamo notato che questa nuova generazione è molto esigente. Esigente. Mette ovviamente al primo posto l'apprendimento continuo, la formazione, tanto che spesso ci capita di appunto di tra le tante domande che ci vengono fatte il percorso di sviluppo. Noi proprio per questo cerchiamo di porre grande importanza a quello che è la formazione, quindi formazione continua in tutto il percorso, diciamo, di vita in azienda, quindi da competenze più tecniche, ma anche a competenze un po' più soft. Inoltre, ci sono anche da noi dei percorsi di sviluppo ad hoc proprio per i nostri dipendenti. Formazione, noi diamo anche tanta importanza a quello che definiamo il training on the job, proprio perché per noi è importante lo scambio intergenerazionale. Abbiamo nei nostri uffici, nei nostri dipartimenti, comunque un continuo confronto con quello che è la generazione, i boomers o comunque anche banalmente i millennials. Quindi per noi questo confronto, questo scambio continuo è molto importante e vediamo che comunque dà le nuove leggi. È molto apprezzato. Altra cosa che abbiamo notato è il fatto che per loro è importante cercare di fare più esperienze possibili, quindi non vedono tanto la ricerca del lavoro come il lavoro da qua alla fine della loro carriera lavorativa, ma per loro è proprio importante fare più esperienza possibile, quindi conoscere più realtà possibili e allo stesso tempo per loro esperienza è anche poter fare esperienza all'estero. Noi infatti abbiamo delle sedi che sono in Germania proprio perché comunque facciamo parte del gruppo Volkswagen e in Spagna, vicino a Barcellona. Quindi comunque la possibilità di fare anche delle esperienze proprio per magari seguire progetti all'estero viene a questi a tutti i nostri colleghi. Importante per loro è, come ha detto appunto la dottoressa Gabriele, è questo bilanciamento di vita privata e vita lavorativa, tanto che per noi, tra le tante domande che ci vengono fatte dalla nuova generazione, è la possibilità di fare smart work, la possibilità di lavorare in qualsiasi luogo
essi siano, quindi cosa che invece abbiamo visto che magari colleghi provenienti da generazioni differenti, e, lo smart working non sempre viene visto magari come un aiuto, ma a volte il fatto di essere presente in azienda è visto in modo positivo, quindi potersi confrontare tutti i giorni con col collega della scrivania accanto, mentre i giovani, vuoi per questi 2 anni che hanno vissuto, vuoi comunque per proprio la loro mentalità completamente diversa dalle altre generazioni, è fondamentale il poter lavorare in qualsiasi posto essi siano, quindi lo smart working è sicuramente per loro un valore aggiunto. Sono anche molto attenti appunto alle tematiche di D&I, di sostenibilità, quindi pongono un grande accento su quello che l'azienda fa in tema di salvaguardia dell'ambiente, rispetto appunto rispetto del territorio che ci circonda e ovviamente anche rispetto del collega. Quindi anche noi abbiamo delle iniziative in tema di diversity ed inclusion, dove ovviamente abbiamo bisogno del confronto continuo con i nostri dipendenti, quindi sono sempre iniziative che vengono aperte a tutta la nostra popolazione aziendale. Abbiamo visto anche che appunto per loro è cambiato proprio anche il loro stile di vita, quindi cercano, diciamo che sono molto ambiziosi, a loro e per loro è importante andare poi a fare quello che per cui veramente hanno studiato in questi anni, quindi sono, come diceva il dottor Barbero, sono davvero molto ambiziosi, quindi sono molto attenti a quello che l'azienda vuole offrire a livello di posizione lavorativa, quindi si soffermano più volte a chiederci in cosa consiste la nostra attività, in cosa consiste la nostra quotidianità, il nostro lavoro in azienda, proprio perché comunque prestano davvero, cioè ci tengono molto, giustamente loro seguono un percorso di studi che dura a volte veramente 5 anni, magari anche di più per dottorati o comunque master, e quindi per loro è fondamentale avere le idee chiare prima di entrare in azienda e capire quale sarà il ruolo che andranno a ricoprire, le attività e con chi si interfacceranno in azienda da noi. Noi appunto negli ultimi anni stiamo dando davvero molta importanza a quella che è la formazione, offriamo ovviamente dei corsi di lingua, ma non solo, dato che comunque cerchiamo figure molto tecniche, ci siamo anche resi conto che queste figure sono cambiate, le esigenze del mercato, soprattutto per quanto riguarda il settore della mobilità, è cambiato, è in continua evoluzione, cioè corre di continuo, quindi bisogna anche cercare di stare al passo con i tempi e con le nuove esigenze. Ecco perché cerchiamo di fornire anche della formazione molto tecnica, sia grazie al supporto di colleghi, sia anche ovviamente vedendo cosa ci offre il mondo universitario e non solo. Sicuramente avere il confronto continuo comunque con quello che era, diciamo, il lavoro una volta è importante, proprio perché ci serve anche per capire come cambierà l'attività all'interno della nostra azienda e in generale nel mondo del lavoro per quanto riguarda il settore dell'automotive. Io direi che non aggiungerei altro, perché comunque è stato detto anche grande parte dai colleghi. Grazie Enrica. Si sono viste diverse similitudini tra quello, insomma, che hai detto tu, quello che hanno detto i colleghi prima, e questo è importante per lo spaccato, ma è poi interessante anche, insomma, vedere poi effettivamente con la vostra lente di ingrandimento quali sono un po' anche le differenze che avete osservato da voi in azienda, no? tra le varie generazioni. Quindi comunque ci sono dei trend, insomma, che sono evidenti, che sono risultati evidenti, ecco, da questo primo giro di tavolo. Adesso vorrei passare quindi al secondo giro di tavolo, che poi andrà anche a chiudere la nostra discussione, cercando un po' di alzare lo sguardo, tra virgolette, diciamo, senza avere
attesa di voler prevedere il futuro. Quello che vorrei chiedere a tutti è quale potrebbe essere un trend tra quelli citati che rimarrà importante, insomma, prossimamente. Quindi qualcosa che secondo voi rimarrà sentito, ecco, prossimamente per chi ci si rapporta al mondo del lavoro. Quindi inizierei col giro di tavolo che è con l'ordine con cui abbiamo iniziato prima, quindi Giorgio, ti lascio la parola. Sì, ma io direi fondamentalmente una cosa che il trend sarà sempre più quello che non saranno le aziende a scegliere le persone, ma le persone a scegliere le aziende, no? Quindi è chiaro che più le aziende saranno smart, più saranno come dire, in grado di intercettare le scale valoriali delle persone, e tanto più avranno successo, e inevitabilmente, se la vogliamo mettere in un'ottica di loop positivo, anche quelle che diciamo oggi magari fanno più fatica, no, ad attivare questo processo, dovranno ingegnarsi e sforzarsi a fare in modo di ottenere questo obiettivo, di raggiungere questo obiettivo. Prima giustamente Katiuscia faceva riferimento anche agli istituti professionali, alla formazione. Ecco, la formazione secondo me è uno degli aspetti fondamentali che purtroppo oggi ha ancora parecchie lacune, perché purtroppo l'Italia è un bellissimo paese, ma molto spesso si accartoccia e rende molto difficili cose che potrebbero essere molto facili. Quindi noi vediamo aziende che creano al loro interno le academy, che generano al loro interno delle strutture che potrebbero benissimo essere di tipo pubblico, no? Perché sarebbero sostanzialmente il modo migliore per utilizzare anche i denari dei contribuenti alla fine, ma purtroppo, come dicevo prima, spesso questo non avviene, ed è anche uno degli obiettivi che IDP si propone, di riuscire a fare un bridge, no? Io lavoro in un'azienda tedesca, l'alternanza scuola-lavoro in Germania è una consuetudine da 20 anni, per cui le aziende tedesche hanno all'interno del loro database l'internship come se fosse un'attività lavorativa a tutti gli effetti, perché per loro è normale avere ragazzi di 15, 16, 17 anni dentro l'azienda per 6 mesi, che vuol dire che poi quando queste persone o si diplomano o si laureano, chiaramente hanno chiaramente un'idea di come funziona l'azienda. Quindi sicuramente questo del scegliere, del farsi scegliere dalle persone, sarà uno dei trend futuri che caratterizzano le aziende. Un'altra cosa che però occorre tenere conto è quello che oggi viene chiamato il quiet quitting, no? Perché in effetti non è detto che comunque le persone cambino azienda perché sono demotivate, o per meglio dire decidono di farlo. Perché? Perché ci sono anche persone che possono decidere di abbassare il proprio livello di performance o comunque la propria partecipazione alla vita aziendale rimanendo nell'azienda, e questo è un altro problema altrettanto grave. In un'altra di queste analisi che sono state fatte recentemente, che abbiamo raccolto, questa è addirittura una survey di agosto del 22, appare chiaro come di nuovo le generazioni giovani, quindi sia la Z che la Y, ritengano che l'approccio deve essere di fare esattamente ciò per cui si è pagati, no? Quindi sostanzialmente un'esigenza importante di non essere sfruttati, di non essere sottopagati, di non essere, come dire, in qualche maniera adulati a fare di più in cambio di un qualcosa che non è chiaro, ecco, un contratto che non è sufficientemente chiaro, un contratto valoriale, intendo, non chiaramente il contratto lavoro. E cosa che ad esempio differenzia molto questi cluster dai boomers, no? Che invece cercavano di fare qualsiasi cosa di cui ci fosse bisogno. Perché? Perché chiaramente venivano da un momento storico che era completamente diverso.
Quindi anche questo, secondo me, fa parte di quella capacità che le aziende avranno, no? Di essere appealing sulla base anche dei valori che dicevano le colleghe e che comunque determinerà alla fine il successo di un'azienda. Ok, ok, certo. Quindi diciamo che sicuramente il tema su cui poi gira attorno è la motivazione che porta a scegliere l'azienda, ecco, ridefinire un po' il contratto valoriale tra azienda dipendente. E proseguirei con Katiuscia allora con la stessa domanda. Grazie Luca. No, condivido tutto quello che ha appena detto Giorgio. Sicuramente io vedo un trend dove le imprese si avvicinano sempre di più ai futuri dipendenti, non solo all'università, non più i licei, ma anche prima, proprio per creare una cultura, per diffondere e avvicinarli sempre di più. Come leggo una domanda che dice: come facciamo a, non so se posso, come facciamo a far digerire che, insomma, sintetizzando, la persona vuole sapere già dove va a finire, cioè cosa mi offri, quale sarà il mio piano di sviluppo. A volte si riesce a dare un piano di sviluppo chiaro, questa è la figura professionale, attendere arriva quassù, ma non è detto che si arrivi lassù, perché possono cambiare, può cambiare tutto, può succedere una pandemia e quell'azienda non c'è più, quella divisione non esiste più, quindi comunque l'economia fa tanto alla persona, le skill che ha, l'ambiente che si crea intorno a quel ruolo professionale, e la crescita all'interno di un'azienda non deve essere e non è per forza solo verticale, ma può essere anche orizzontale. Ci sono tante persone, tanti ragazzi che vediamo che non hanno aspirazioni di crescita verticale, ma hanno voglia di sapere, di conoscere, di vedere altri aspetti della stessa azienda, altre funzioni, altre attività. E quindi come far digerire loro questi aspetti? Sicuramente molto dipende da come si presenta quella realtà aziendale e far capire loro che la vulnerabilità del mercato è tale che il ruolo e la crescita te la crei anche tu giovane che entri in quella realtà. È anche vero che le imprese stanno andando sempre di più verso una managerialità più empatica, più gentile. Non c'è più il capo padrone o il manager, cioè l'obiettivo è creare anche un ambiente dove si lavora in modalità interfunzionale, si lavora per obiettivi, non si lavora più su io ti do questo compito, ma lo devi fare 8 ore, cioè, se tu sei veloce lo finisci prima. Comunque sia, si lavora in una modalità differente. Quindi molto sta in come si spiega, si racconta quello che fai, che farai, e anche dando un po' di responsabilità a questi ragazzi che cercano si entrano in questo momento nel mondo del lavoro, che è un mondo che cambia anche per noi che ci occupiamo di risorse umane. Anche noi ogni giorno ci approcciamo a cosa facciamo oggi. È cambiata questa modalità, non va bene più. Il precedente modo di attrarre talenti non va bene più. Oggi bisogna trovare un nuovo linguaggio, una nuova metodologia, un nuovo modo di comunicare. Oggi i ragazzi vanno su TikTok, su Twitch, Facebook e da boomers, cioè, quindi anche i social media che vengono utilizzati sono differenti, sono altri. Loro guardano altri modelli, loro guardano altre persone, credono ad altre figure professionali. Quindi c'è proprio da cambiare il modo di comunicare di tutte quelle che sono anche le attività che le imprese fanno. Le imprese devono anche comunicare al meglio tutto ciò che fanno internamente, perché a volte non si riesce neanche a comunicare tutto ciò che si fa dentro le proprie realtà aziendali. Sì, grazie Katiuscia. Probabilmente il tema è, da una parte, come dire, dare più fiducia ricambiata da maggiore assunzione di responsabilità da parte più volentieri del proprio, ecco, questo probabilmente è la chiave. Enrica, se vuoi concludere. Sì, io sarò banale, ma appunto sono pienamente d'accordo di nuovo con quanto detto precedentemente dai colleghi. Un'altra cosa che secondo me appunto è importante per noi è far
far conoscere la realtà e quindi far sì che l'azienda ci mette la faccia, ma nel senso che siano proprio chi lavora al suo interno a raccontare, a far capire come sarà il lavoro, cosa si vive in azienda e quali potrebbero essere le ambizioni e gli obiettivi futuri per i nuovi assunti. Un'altra cosa importante, noi ormai una cosa che dico sempre io è non possiamo fare previsioni a lungo termine, ma a volte dico bisogna proprio vivere la giornata, proprio perché per questi ultimi 2 anni che abbiamo vissuto ce l'hanno fatto capire che basta un nulla per stravolgere completamente la nostra realtà, la nostra quotidianità. Quindi sicuramente cercare, per quanto sia possibile, monitorare l'ambiente esterno, quindi cercare di capire quali sono le esigenze, qual è l'andamento del mercato, del mondo del lavoro, e seguirli un po' questi giovani. Quindi non andarli magari a cercare solo mentre alla fine del loro percorso di studi, ma cercare di comunque supportarli e seguirli anche in corso d'opera, quindi durante la loro carriera professionale in termini di carriera accademica, carriera universitaria. E sicuramente, come diceva Katiuscia, è importante sicuramente utilizzare i social, perché ormai è per loro è il nuovo modo di comunicare, e sicuramente attraverso l'utilizzo di questi canali si arriva in modo diverso al giovane e al neolaureato. Ok, grazie Enrica. Riprendo un po' lo spunto che il collega ha scritto in chat. In parte ha risposto Katiuscia, cioè quello che insomma il collega vede, resistenze già in sede di selezione, sull'idea che una crescita interna dipende anche dagli obiettivi che si raggiungono e anche dagli orientamenti che emergono nei primi mesi e anni di lavoro. Dice spesso i più giovani entrano nel mondo del lavoro senza una chiara idea di come sarà la loro crescita professionale. Lui dice, tra virgolette, come far digerire questi aspetti. Ecco, se Enrico, Giorgio, avete altri spunti da aggiungere su questo tema, quindi della crescita professionale, in parte avete anche già detto un po' prima parlando, ecco, quindi però se avete qualche altro elemento che secondo voi è importante dare, rispondiamo al collega. Ma io penso che la cosa fondamentale sia il monitoraggio, nel senso che ciò che ad esempio anche nelle aziende in cui io ho lavorato ho sempre cercato di portare è di definire un processo in cui la persona non si senta seguita, quindi un colloquio alla fine del primo mese di lavoro, un colloquio al terzo, un colloquio all'anno, anche perché poi se uno va a vedere le statistiche le persone vanno via soprattutto o dopo un anno o dopo 3 anni. Quindi ci sono evidentemente anche da un punto di vista mentale, no, dei meccanismi che contribuiscono a disorientare la persona, meccanismi assolutamente normali, no? Che possono essere il confronto con gli amici, il confronto con l'influenza della famiglia, i cambi di aspettative legate allo sviluppo della propria vita familiare, non solo personale e non solo professionale. E quindi direi in questi casi la cosa fondamentale, chiaramente oltre a quello che, come diceva giustamente Enrica, cercare di dare un quadro il più possibile chiaro, ma soprattutto monitorare, quindi quegli ongoing di cui parlavamo prima, no? Il fatto di chiacchierare, tra virgolette, adesso non è che uno debba esaltare il cazzeggio per capirci, però sicuramente noi siamo troppo usi, no, a considerare i momenti istituzionali, no, all'interno dell'azienda. In realtà è un'informalità che deve essere acquisita, perché in questo modo si riesce veramente a lasciare la porta aperta a chi ha bisogno magari di parlarti, di dirti che sta andando un po' in difficoltà e vi discorrendo. Quindi questo secondo me è un altro aspetto che può aiutare nella retention delle persone in un momento in cui tra l'altro abbiamo 1.700.000 ricerche di personale in Italia aperte con 3 milioni di disoccupati, che è un'altra di quelle cose che francamente ci fa dire che qualcosa non funziona. Certo, certo, assolutamente. Non aggiungerei altro.
Sono pienamente d'accordo, nel senso cercare di seguire il nuovo assunto il più possibile una volta entrati in azienda, è quello che comunque noi come azienda stiamo cercando ed è comunque l'obiettivo per i prossimi anni. E appunto cercando di essere il più chiari possibile, per quanto sia, scusate il gioco di parole, sia possibile in fase di colloquio, quindi cercare fin da subito di far capire come stanno cambiando le esigenze, ma come spesso non si possa garantire un percorso di carriera e di sviluppo univoco per tutti, per tutta una serie di fattori, dal percorso di studi, dalle caratteristiche della persona, dalle competenze e da come evolverà appunto il futuro dell'azienda. Esatto, emerge un tema da una parte di incertezza e dall'altra di personalizzazione, no? Poi del percorso di carriera che poi dipende dal mix di motivazioni, caratteristiche, abilità, competenze. Quindi è importante veramente da quel punto di vista lavorare, la parola chiave forse personalizzazione è quella che poi è un po' per rispondere anche al punto che vedo in chat, dove dice sembra emerga una generazione molto consapevole dei nuovi orientamenti. E come questo possa portare un grande valore aggiunto al sistema, al tempo stesso, sono aspettative che forse non è sempre facile gestire e integrare. Probabilmente, hai risposto un po' tu, Erika, diciamo, con il tuo intervento. Le aspettative vanno gestite seguendo il più possibile da vicino e personalizzando poi i percorsi di sviluppo. Non so se a chiusura Giorgio o Katusha hanno qualcosa da aggiungere, altrimenti. Luca, io no, sinceramente ci aspettiamo che questi ragazzi veramente siano supportati al meglio perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di persone che migliorino sempre di più sono il nostro futuro, quindi li dobbiamo seguire e ascoltare perché hanno tanto da dire, sono molto consapevoli. Ci sono le eccezioni, ma la maggior parte della popolazione, non so se condividono i colleghi, ma sono molto consapevoli, hanno le idee ben chiare e vanno seguiti perché l'esperienza, l'expertise dei senior, comunque quello serve, è utile. Loro sono nativi digitali e possono fare la differenza, possono aiutarci. Come diceva Giorgio, i fondi ci sono per migliorare, per aiutare questi giovani. Mettiamoci al lavoro per fare questo. Io non aggiungo altro perché ciò che hanno detto le colleghe è assolutamente corretto. E posso solo dire, ecco, se c'è qualche operatore all'interno di questo gruppo di persone che ci hanno seguito, devo dire che ho visto le numeriche, sono rimasti molto presenti, quindi mi fa molto piacere. Se vogliono iscriversi alla nostra associazione, mi scrivano ben volentieri. Li posso dare informazioni in merito, lo dico perché credo molto nell'associazionismo, siamo 500, ma possiamo crescere ancora di più e sicuramente anche il valore aggiunto che io stesso ricevo tutti i giorni da colleghi e colleghe che lavorano con me in questi gruppi di progetto è decisamente interessante. Ecco. Quindi, se volete, io sono ovviamente a disposizione. E grazie Alma Laura per avermi invitato a questa giornata. Io ringrazio te Giorgio, ringrazio anche Katusha e Enrica, il vostro contributo è stato prezioso ed è stato, come dire, ha avuto successo, ecco, nel senso che come diceva Giorgio, gli spettatori erano tanti e sono rimasti fino alla fine, abbiamo anche sforato di qualche minuto, quindi davvero ringrazio tutti, ringrazio anche insomma chi è assistito fino adesso e saluto e a questo punto rimando al prossimo momento di approfondimento, al prossimo spazio di approfondimento e saluto insomma tutta sia i relatori che la comunità che ci segue, che è rimasta finora collegata.
E chiaramente condivideremo il video nei prossimi giorni in modo che se chi avesse perso passaggi, insomma, lo può riascoltare con calma. Grazie a Grazie a voi. tutti, Buona buona giornata. giornata. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci.